Segaioli, il match è ancora non è iniziato, l'avevo già detto. Campo? Campo? Stadio Pantano di Prachieghi, c'è scritto nel... Vediamo che... chi è? Dai, lascia perdere. Perché? Tanto sbaglione! A te i miei occhiali, eh? Sta per avere inizio. Eccola. Arrivi lì, spiego te. Non c'è manco le maglie. Vedete che sono una branca di disperati senza maglia. Mi tocca giocare un po', non ci si capisce niente, non si capisce chi è che sta giocando. Dunque, o c'è un calcio d'angolo o una rimessa dal fondo, non si capisce molto bene. Fagli tu. Aiuto! Dov'è? Grazie! Ora esco che è entrato al numero 13. Tira! Gol! Gol! Ammogliati in vantaggio! Cornuti in vantaggio! Dopo lo vedi! L'ho visto appena, ma vedi che mi ha richiesto il primo piano, mi sono perso un fianco di gol. Vabbè, comunque, un bel gol, vediamo passano in vantaggio con una rete di qualcuno non meglio identificato, sembra quello lì con la maglia bianca e i calzoncini Miami Beach, ma poi con i calzettini gialli, che ovviamente adesso sta facendo la danza, ma non si sa. Ecco in possesso di palla Bardeschi, Bardeschi appoggia verso Scendali. Scendali interviene Maioli. Vedete Luca, si chiama Luca, non so io come faccio. Rossano, Scendali, Scendali in avanti. Ecco Scendali attaccato da Maioli, ancora Scendali sulla palla. Scendali tenta il dribbling, viene fermato ma riesce ad appoggiare. No, un altro, sono due. Ancora Scendali! Scendali, prova la bomba, fermato, un altro Scendali, penso si chiami Scendali anche questo, non lo so. È tu babbo? Adriano. Adriano, è il cognome? Fermellino. E che c'entra Scendali? Perché allora mi ha detto? Boh, vabbè. È uguale, si continua. Ecco Maioli apre per Cesaroni. Cesaroni in avanti. Appoggia verso Sensi. Sensi tenta di superare Bardeschi, ancora Sensi in avanti. Raddoppio di marcatura, viene via Bardeschi, palla al piede. Apre verso Bardeschi ancora, suo fratello. Signore! Ora c'è il lancio. La palla! Bodo era. Cioè, ma io qua c'ho la traversa che non vedo niente. Allora, non la pigliare, guarda, quanto di là, scusa, camera, ma sembra nato. Maioli ancora, una barba lunga. Cesaroni, ancora Maioli. Ma chi sarebbe questo Cesaroni? Cesaroni? Mi sa che ci hanno dato la lista sbagliata, eh? No, no. Ho caldo. E ora c'è un fallo bruttissimo. Un fallo bruttissimo, vedete calcio di punizione per i cornuti che sono in vantaggio 1-0, rete al primo minuto di Miami Beach. Adesso c'è un maglia nera che viene in avanti. Maglia nera appoggia a Scendali. Scendali per Bardeschi. Bardeschi c'è l'intervento di Reynold Messner. Ancora Reynold Messner che commette però fallo. Non sembrava fallo, ma secondo l'arbitro è Walter, come fai con il nome? Insomma, è Walter Baffo. Ecco, Cesaroni, Maioli. Maioli, vedete, serve Cesaroni, ma che cavolo... Si è sposato? Non sapevo che si era sposato, ma infatti non credo si sia sposato. Cesaroni comunque gioca nei cornuti, già cornuto senza essere sposato. E adesso ecco Magino in possesso di palla con le mani, non si sa se era un passaggio indietro, come fatto sta che l'arbitro non concede il calcio di punizione di seconda in area. Ecco in possesso di palla il fidanzato, no non lo credo più, e Cesaroni, chiudono in diversi, poi attenzione, apertura, azione a fondo di maglia viola.
Maglia viola per maglia blu, da maglia blu a maglia viola non viene concesso il fuorigioco, sembrava un raddoppio di marcatura di Scendali che blocca. Maglia, attenzione, grossa opportunità, Cesaro intenta di venire via. Lo fa molto bene, appoggia verso Miami Beach, l'autore della rete che tiene in vantaggio i cornuti. Niente di più. Sempre 1-0 dal punteggio, 5 secondi di pubblicità. Ma quando c'è una rimessa laterale, un cazzo di punizione. Riparte Reynolds Messner per Miami Beach. Miami Beach, raddoppio di marcatura su di lui, ancora Messner, triangolo, molto bello. Palla che rimane in gioco, gran dribbling di Miami Beach in grande spolvero in questo match, ma forse la palla è fuori, sì, è fuori la palla. Telecamera che il nostro camera venne sfiorato dalla palla. È staccato. No, adesso è riattaccato. Come è riattaccato? Ah, già riattaccato, sentite. Ecco, Bardeschi secondo, lancia per Bodo. C'è Spuglio qua, non si vede niente. Tira a me! Il primo. Agnelli primo rilancia potentemente, però interviene Bardeschi. Messner, ancora Bardeschi. Bardeschi c'è l'uscita di Cardelli, che blocca. Vedete, non si capisce cosa tenti di fare il nostro cameraman. Come no? Sto riprendendo benissimo la partita. E ora Vermellini per Maioli, da Maioli a Messner. Messner raddoppio di marcatura, c'è comunque un ripiegamento difensivo. Riparte maglia blu a strisce bianche, viene fermato da maglia... No, però interviene maglia viola e riprende la palla per Scendali secondo in avanti. Dribbla tre avversari, c'è Messner che lo rincorre. Ancora Scendali secondo, dribbla anche Messner. Mette in mezzo per ora. Maglia viola, grande opportunità per maglia viola. Maglia viola, tiro! Fuori! Il raccattapalle. Pum, ha calzato. Il raccattapalle ufficiale. Inquadratura alto. Siccome i mezzi sono scarsi, è infortunato il raccattapalle. Bellissimo, ha fatto la ripresa del pallone, no? Come nella realtà quando riprendono il pallone, che poi si vede che cazzo. Prendi un po' il telecronista. Aspetta, attenzione. Ghiotta occasione. Ecco, Scendali! Un varco per lui, cerca un varco, ma Vermellini chiude. Infortunato ancora il telecronista che sanguina vistosamente, ma non c'è l'infermeria. Allora. Ecco Miami Beach, l'autore del gol, fermato da Mirko. C'era cambio fallo comunque. Clamoroso infortunio telecronista. Sta sanguinando. Visto ancora, si vede sangue. Allora il telefonista per un attimo si assenta, va a farti meditare, quindi fatela da te il telefono a casa. No, non riconosco nessuno. Allora niente telecronaca per un pochino, attenzione. Interruzione nei programmi audio e video. Dai, sto fermo. Ci avevano informato che c'era stata un'interruzione dei programmi audio e video, ma in questo momento è stato ripristinato il contatto. Attenzione, interruzione dell'audio. Potete vedere senza audio. E due, calma! Ripristinato il collegamento audio. Cesaroni, che è un segaiolo che gioca tra i cornuti, incredibile. Vabbè, vedete un'entrata un pochino a catafalco. Interviene Cesaroni sulla palla, scivolata, fermato, recupera Cesaroni, poi Maioli viene via, fallo di Maioli ai danni di Maglia Verdolino Chiaro.
Vedete l'arbitro romano di Roma? E c'è un'azione di Scendali, attaccato da Cesaroni, poi Maioli. Vedete che interviene Bianchi, è più bene, non si era visto finora. Ora Scendali primo, attaccato da Bardeschi, grande opportunità, Bardeschi, grande parata di Cardelli. Vediamo qui il figlio di Cardelli, faccio vedere, oh. Il figlio di Cardelli, intervista, è contento della grande parata di suo padre? No. Allora niente. Giudizio negativo nei confronti del padre. Aspettando lì allora. Dove vai? Ho perso la palla, dov'è? Ecco, è finita. La palla, è finita. La palla dov'è? Punizione. Ah, è punizione là. Non vedevo. Cesaroni sulla palla. Ottima opportunità per raddoppiare. Vedete che in barriera c'è un uomo solo. 1-0 per i cornuti con rete di Miami Beach al primo minuto. Grande gol! Gol bellissimo! E raddoppia Cesaroni. È stato bello questo gol, eh? Bel gol! 2-0! Dunque Miami Beach. Messner era quello vedi con la barba e i capelli. Ascolta. Volevo sapere che minuto è? Undicesimo. E dunque al primo minuto Miami Beach all'undicesimo minuto Cesaroni 2-0 per i cornuti. Incredibile. Incredibile, perché negli ultimi 5-6 anni c'era stata una supremazia dei Cesaroni. Assoluta, direi. Assoluta, l'anno scorso è successo 5-3, bellissima la rete finale di Arrais. Con una grande capriola che ha permesso al giocatore di mettere alle spalle di Sbatacchianoshi. Che era entrato al posto di Calchetti, che sarebbe anche... non si conosce. Giocatore anonimo, non ha nome. Ecco, ancora in avanti, maglia blu a strisce bianche nelle maniche, che serve Scendali secondo, che appoggia verso maglia viola che spazza. Vermellini apre per Miami Beach, l'autore del primo gol. Maglia nera commette un fallo vistoso, l'arbitro lascia proseguire. Ora il fallo lo fa Miami Beach, ma l'arbitro stavolta fischia, sembra perlomeno. Maglia nera che non si riesce a vedere da questa distanza chi è, ma chi non è. Ecco Arrais, proprio l'autore del quinto gol dell'anno scorso, che scambia con Scendali. Scendali secondo, apre per maglia viola, grande azione di maglia viola, la palla rimane in campo, cross in mezzo, attenzione, Bardeschi e sfiora la rete. Sì, ma io il gol di qua non si capisce niente, perché devo seguire la palla, è impossibile. Interrotto, scusa. Scendali secondo, apre per maglia viola, mette in mezzo per Bardeschi primo tenta di triplare, ma interviene Vermellini per Cesaroni, autore del secondo gol. Primo gol di Miami Beach al primo minuto, poi all'undicesimo minuto raddoppia Cesaroni, grande partita. Cesaroni apre per Sensi, non lo so se è Sensi, forse. Attenzione Miami Beach, grande opportunità e grande uscita di Masino, ma... grande opportunità, rimane il punteggio sulle 2-0. Se andiamo lì nel sasso le ha fatto. Anche qui! Pallone laterale, Arrais. Batte perché stai. Io per scapolo, ma... perdo. Bene, 2-0. Giusto per i cornuti. Ancora, maglia viola, non meglio identificare. Come si chiama quello? Chi? Quello con la maglia viola, cioè quello lì. Non lo so, si chiama Scendomestano. È negro. Bodo serve per Aspriglia. Il nome strano, Aspriglia serve Bardeschi secondo, che prova la bomba, ancora Bodo, era fuori gioco, ma l'arbitro lascia proseguire. Messner, riparte Messner. Malinteso. Maioli, lancia in profondità, Cesaroni secondo, ma che Cesaroni, Scendali secondo, fa una grande azione, viene fermato da Maioli, rovesciata duplice, gioco... dunque gamba tesa di Maioli che protesta con l'arbitro Walter Baffo, come mi hanno suggerito dalla regia, e calcio di punizione dunque da 40 metri, non si capisce mica che, ah sì, calcio di punizione da 40 metri, Scendali secondo in battuta,
Vedete? Sfagolla è buono. Non è a 9 metri. E perché squadra tieni? Bravo. Dunque Scendali primo divido le rimesse per Vermellini. Vermellini apre per Maioli fermato, fallo laterale. 7 secondi di pubblicità. Medi la perla nera Cambur. Eccoci dunque Miami Beach, grande opportunità ancora, ma c'è non lo so più. Maglia viola, scritte gialle, sono tutti con la maglia viola qui, vabbè. Ecco, maglia verde, che non c'è profondità. Esce Cardelli, molto bene. Non sono state fatte nemmeno le righe, non si capisce in dove finisce l'area, ma insomma. Punteggio sempre fermo sul 2-0 per i cornuti, reti al primo minuto di Miami Beach, all'undicesimo minuto di Cesaro. Adesso forse un intervento un pochino dubbioso, come dire. Beh sì, perché l'uomo era andato. Che si è perso il pallone, dov'è? Ah, è tra i piedi di Maioli. Maioli, Scendali, forse i due capitani. No, calcio di punizione con Scendali secondo sulla palla. Scendali secondo sulla palla per Maglia Viola. Maglia Viola che hanno detto che c'hanno un nome strano, è stato ribattezzato. È stato detto negro, quindi viene ribattezzato Faustino Aspriglia. Ecco in possesso di palla Cesaroni per Maioli, c'è un intervento poco rilevante. E dunque ecco Aspriglia per Bardeschi. Dovrebbe essere il calcio d'angolo. Ah, è già Luca quello lì? Quello con la maglia viola. No? Non so, io con la telecamera. Sì, allora, si è stato scoperto che si chiama Gianluca Aspriglia. Quindi Aspriglia viene ribattezzato. Ottimo, Vermellini sbaglia il colpo dell'uscita. Questo che è Aspriglia. Ecco Aspriglia. Aspriglia. Faustino Aspriglia. Caparbio Maioli, la palla sembrava fuori, infatti è così. Fallo laterale per l'inquadratura all'arbitro, è telecronista questa somma. No. Dai. Buongiorno. Dobbiamo vedere la partita. Vabbè, comunque c'è un fallo netto di Cesaroni, a me sembrava fallo di Gianluca su Cesaroni. Invece l'arbitro da punizione dovrebbe fallo di Cesaroni su Gianluca. Comunque ne viene bene fuori. Ecco questo è Lorenzo. Cardelli che esce un pochino alla peggio. Poi riprendere. Come è piaciuta? Le è piaciuta la scazzata di suo padre? Yes. Prima all'americana, un'americanata, yes. Hello. Il teacher è il professore. Ecco. Buono ecco, grande opportunità per Bardeschi. Dribbla di due avversari, poi Cesaroni chiude. Perde la scarpa, attenzione. Vedete che impedriamo la scarpa. Vedete che l'arbitro non dà fallo laterale, ma solamente rimessa calcio d'angolo, ma solamente rimessa dal fondo. Sempre Scendali primo alla battuta. Siluro. Lorenzo, vedete attenzione, sempre 2-0 per i cornuti al primo minuto. Miami Beach all'undicesimo minuto Cesaroni. E qui c'è un brutto fallo adesso su Vermellini, anzi è Vermellini che ha commesso il fallo secondo l'arbitro. Molti malintesi, non ci si capisce comunque niente. Avremo tempo di rivederli nel replay. Anche perché le maglie sono tutte diverse e quindi non ci si capisce niente. Cesaroni, maglia bianca, calzoncini gialli, se lo vedete. Maglia bianca, calzoncini gialli, Cesaroni. Ecco Gianluca, avanza molto bene Gianluca.
Ma qual è Gianluca? Quello con la maglia rosa o quello con la maglia viola? Vabbè, non ci si capisce. Comunque, penso che sia quello con la maglia viola. Quindi Asprilia è quello con la maglia rosa. Arrais, grande azione di Caparbio. Arrais, grande prestazione di Arrais. Per Bardeschi, Bardeschi in maglia per contagiare Maioli. Mi ha sbagliato inquadratura completamente, ho ripreso la panchina. Vabbè, la Mensalami. Vedete, ancora Miami Beach, l'autore al primo minuto della prima segnatura. Era il primo minuto? Sì, sì. Della prima segnatura. Scendali pre, messo giù brutalmente, Bardeschi in secondo, l'arbitro lascia correre. Torna Paolo! Con Lorenzo, apre verso Gianluca. Ma... ragazzi! La tutta Roberto in faccia finita. Tutti! Nonna si torna! Nonna! 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 Cesaroni ancora in possesso di palla, appoggia a Maioli. Maioli apre ancora per Cesaroni, grossa opportunità, tiro fuori! Botta che finisce fuori, vedete non ci sono manco le reti, non si capisce tanto, ma questa sembrava fosse passata fuori, infatti è passata fuori. E scendo a fare un'intervista. Dunque, come le pare questa partita? Per ora sta andando molto bene. Non si sente! Vedete, prende il microfono, come non si sente? Parla più forte. Come è apparsa lei questa partita fino ad a questo momento? No, non gli è apparsa, lei come faccia? Beh, molto interessante. Parli più forte che non ci sento. Ho visto un bel duello sulla fascia sinistra tra Bodo e Bianchi di Andone. In questo momento cosa si è stato un gol per caso? Quasi un gol. Abbiamo perso il film. Fortunatamente, perché sennò ce lo saremmo perso. Invece non è gol, calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Tiro alto. Attenzione, scazzato di Masino. È uscito un pochino male. Su. Dunque la ecco, è iniziata adesso. Scendali secondo in possesso di palla. Supera la linea mediana del campo e appoggia verso Gianluca. Gianluca avanza e appoggia verso, credo che sia suo fratello, Asprilia. Asprilia appoggia a profondità, forse era fuori, grande azione, ma Scendali primo, libera, punteggio ancora fermo sulle 2-0 per i cornuti corredi al primo minuto di un certo Miami Beach all'undicesimo minuto di Cesaroni. Ora c'è un fallo laterale per quello con i calzoni gialli. Ecco in azione maglia nera che non si sa come si chiama, è fermato. Ecco, vedete Asprilia, è un po' in ombra Asprilia in questo match fino a questo momento. Ora abbiamo Scendali secondo. Negro con te è in ombra, sì. Battuta. Salvatore, ecco, ancora Asprilia. Salvatore Bagni con il suo senso dell'umorismo movimenta un po' la partita. Dubbioso questo colore di Asprilia. Dubbioso questo colore. Ecco in possesso di palla Gianluca, il fratello di Asprilia. Gianluca Asprilia, non lo sapevate? No, non lo sapevate. Arrais con la maglia della Fiorentina messo giù, calcio di punizione. Meglio della Fiorentina. Bravo arbitro! Vedete che c'è una netta supremazia dei segaioli nel tentativo. Ecco, oggetto in campo! Nel tentativo di migliorare questo incontro che si è messo male subito nei primi 10 minuti, al primo minuto rete di Miami Beach, all'undicesimo di Cesaroni, 2-0 per i cornuti. Quando siamo al 24esimo? Siamo al 24esimo minuto e in questo momento del primo tempo, come penso saprete, vedete getto di microfoni. Intanto di che sta posizionando la barriera?
vedete, si sta posizionando la barriera, quattro uomini in barriera, Maioli, Vermellini, no, tre uomini, uno era l'arbitro, scusate. E vedete che c'è il favore Pagni, si deve recuperare la palla, siccome non c'è il raccattapalle. Erano tre uomini in barriera, Cendali primo, Maioli e Vermellini, perché uno era l'arbitro che stava messo lì, allora mi aveva ingannato, essendo che c'erano tutte le maglie diverse, non ci avevo fatto caso che quello era l'arbitro, l'ho riconosciuto quando si è girato dai baffi. Mi rimetto a sedere, scusate. Qui è Simone Paolacci per un aggiornamento, telecronista Sandro Piccinini. Ma che Sandro Piccinini, scusate, mi sono confuso. Cameraman Simone Paolacci che interpreta Bruno Longhi. Poi telecronista Emanuele Cacchetti che interpreta Sandro Piccinini. E Salvatore Bagni interpretato dal commento tecnico di Simone Cardelli. Attenzione, attenzione, buona azione di Barteschi, Barteschi che sarebbe il cugino di quella che ci passa dietro. Appoggia verso... Inquadra, oh. È il cugino di lei. Girate un po'. Non si è girata, non importa. Girate un po'. Dai, va bene. Che un'altra punizione, riprendi questa insidiosa punizione. Eh sì. La parte Gianluca, che succede? Sembra dentro l'area. Gianluca, vedete che non è molto a 9 metri la barriera. Vermellino. Vermellino. Libera. Vermellino. Libera per tre volte. Messner. E poi c'è un fallo su Vermellini. Sì, su Vermellini, rimane a terra Vermellini, quindi 7 secondi di pubblicità. Ma mi sa che l'altro Gianluca, la quello con la maglia rossa, Allora abbiamo scoperto che ci hanno dato una lista errata, fasulla, e che Gianluca non è quello con la maglia viola, ma sarebbe Aspriglia, e Aspriglia è quello con la maglia viola. Siamo confusi. È chiaro. Credo, non lo so, però. Cioè, non siamo sicuri, però sembra. Perché sono fratelli, quindi non si distinguono, sembrano gemelli. Sono infatti, guarda, che si assomigliano. No, uno è più grande. Ah, uno è più grande. Però non si assomigliano così. L'altro, Massimiliano. Allora, Massimiliano. Allora, Massimiliano Aspriglia. Non lo sapevo. E Gianluca Aspriglia. No, non lo sapevo. Infatti, te lo volevo dire. Andiamo a riprendere un po' il pubblico? Sì. Vedete? C'è la traversa che mi copre le facce. Va là. Sali, alzati. Aspetta. Il... Calcio d'angolo, poi... Sì. Andiamo a fare qualche intervista al pubblico, i VIP. Andiamo. Dopo. Ci vado fuori campo, dai. Primo tempo. Sì, ma quando sta per finire si fugge là così almeno si fa. Ma non è calcio d'angolo, scusa. Sì, ho visto, rimessa da fondo. Salvatore Bagni. Il commento tecnico. Tira, scaglia sassi. Guardate. Punteggio sempre sul 2-0 per Cornuti. Sono tutti i sassi che ha tirato Salvatore Bagni. Ecco, ne avete visto appena uno arrivare, altri due o tre. Ecco, ora Bagni si ferma, se no gli... Se la prende con... Testa. E al, guardate, dicevo, la marcatura. Al 11° minuto, il secondo gol di Cesaroni. Quindi... Notiamo l'aspetto tecnico della partita. Hanno praticamente chiuso il match in 10 minuti, ma ancora, insomma, non è proprio chiuso. Ecco, questo come si chiama? Quello chi è? Per mettere in chiaro le cose. È fidanzato da Michela, no? Boh, non capito. Non si sa. Ora c'è un intervento di Paolo Bianchi che dietro anche palle. Abbiamo visto un sasso davanti alla telecamera. Vedete che ora se Bagni non si ferma gli si dà un sasso nella testa. Ne viene via molto bene chi è quello. Ecco, in possesso di palla Cendali secondo, gran dribbling su Messner. Appoggia verso maglia rossa che non è decifrabile chi è. Chi è? Chi sei? Grossa opportunità, ma Bianchi lascia sfilare. Attenzione, Massimiliano Aspriglia. Al tiro. Tira e gol! C'è stata la deviazione di Cendali primo, sembra. Che minuto? 29esimo. Al 29esimo, accorcia la distanza. Gran gol di Massimiliano Aspriglia. E adesso, dopo, alla televisione. Adesso non posso. Massimiliano Aspriglia, dopo viene a vederlo. È vero, dopo vuoi venire? Vieni in casa e si riguarda. No, e via subito. Dunque, grande match 2-1 per i Cornuti al primo minuto. Miami Beach all'11esimo raddoppiava. Cesaroni accorcia al 29esimo. Massimiliano detto Aspriglia. Anche suo fratello detto Aspriglia. Tutti e due detti Aspriglia. Infatti sono fratelli, se pigliano il cognome di un altro devono avere tutti e due.
Ecco Cesaroni, attaccato da uno che assomiglia a Messner, Dio, che ora si scontra con il proprio compagno Arraes. Ora la palla finisce fuori campo, vedete un mucchio di ragazzi, questa è la cugina di due giocatori, anche più, non lo so, solo due. Forse anche di più, ma quasi tutti i giocatori penso che siano due quelli su cugini, dopo non lo so. Vabbè. No, i suzii, ma che cugini, i suzii. Non lo so. Ah, sono i suzii, no i su cugini, ora ripensandoci. Bagni lancia anche le ciabatte. Ecco Massimiliano, non è Massimiliano, l'autore del gol. Che appoggia verso, forse è il fidanzato della certa Michela. Cioè no, è fratello. Ah, è fratello della Michela. Credo, Del fidanzato della Michela o della Michela? Eh? Del fratello o del fidanzato? Della Michela. Mi posso dire davanti. E quindi abbiamo scoperto che una certa Michela che ci hanno comunicato. C'è lì, c'è una discussione. E mi metto 41 lì. No, no. 32esimo minuto e il 41 di scarpa. Quanto? Che minuto? 32esimo. 31esimo. 31esimo, scusate, ho sbagliato. Detto a caso, ho fatto gol un minuto fa. No, no, non è il naso. Ecco, ora rinquadra il 41 di scarpa. Un attimo. Ecco. Non c'è la messa a fuoco. Sì, 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 hai visto. E fammi riprendere. Ora non si capisce quel che è successo, non ci si capisce mai, forse è una rimessa, cioè una punizione dalla propria metà campo per Scendali secondo, fratello di Scendali primo, che però è da quell'altra parte. Dunque, per dovere di cronaca, Scendali primo si chiama Rossano, Scendali primo si chiama Fabio, Scendali secondo si chiama Rossano, mentre Bardeschi primo... Ma c'è anche un coso Scendali terzo? Ma mica gioco. No? Lorenzo. Lorenzo chi? Ah, Scendali. C'è anche Scendali terzo che è Lorenzo, quello se lo inquadra. Ecco, guarda! Il raccattapalle è il primo piano. E la cataparte. Sì. Vedete, c'è anche Scendali terzo, non l'avevo mica notato. Che è Lorenzo. Vedete, ci sono delle esclamazioni da parte di Sensi, com'è che si chiama il nome? Davide. Davide, giusto, Davide. I Sensi Davide. Esclamazioni. Ecco, bibippe. A cercare non proprio bibip, ma insomma abbastanza bibip. Sì, senti. Ma siete con quel braccio mi passi davanti? Io. Arraes. Dunque partita improvvisamente riaperta al 29esimo da un gran gol di Massimiliano Aspriglia, che fa di cognome De Fabrizio. De Filippi. Ma se me lo dicevi prima, io invece di chiamarlo Aspriglia lo chiamavo De Filippi, scusa. De Filippi Gianluca. Corto il passaggio. Quindi c'è De Filippi primo che è gol! Gol di Messner secondo. Fai tu. Al 33esimo pareggio. Messner secondo da 2-0, primo minuto. È quello Messner. Primo minuto Miami Beach undicesimo minuto, Cesaroni attenzione alla pietra. Attenzione. Si sta per scagliare e poi Bagni ci ripensa, no non ci ripensa, ma la tirata. Mi è arrivata tutta la polvere nel collo. No, quello è il dito proprio. E dunque, reti al primo minuto di Miami Beach, all'undicesimo di Cesaroni, 2-0 per i cornuti. Poi al 29esimo rete di De Filippi, Massimiliano o Gianluca, Massimiliano. No, Gianluca. Gianluca De Filippi. Fatto no, Massimiliano Gianluca. De Filippi e basta. E poi il gol del 33esimo, Messner secondo. Martin Messner, perché prima era Messner, quello è Martin Messner. Sembra che ci sia stato anche un avvicendamento, ma si capisce che è uscito Bodo, ma non si capisce chi è entrato, perché non si capisce niente. Ecco Massimiliano. No, Gianluca. Fuori gioco. Era fuori gioco? Era fuori gioco? Non lo so. Scontro di calci tra Cornuti e Segaioli, che sono proprio tutto esaurito al pantano di Prati Eghi. Tutto esaurito, dicevo, al pantano di Prati Eghi, ma è sempre un grande richiamo. Vediamolo questo match per il 15 di agosto, per Ferragosto, giorno prima, sarebbe lo scontro di calci in onore dell'Assunta, non è vero, però siccome il palio si chiama